Bentornati ragazzi, sono Salater52 e oggi continuiamo la nostra avventura su Mario e Luigi, fratelli nel tempo. Prima di dirvi, come di consuetudine, cosa abbiamo fatto nello scorso episodio, vi dico che in questo momento sto facendo questa intro senza che sto giocando, proprio perché questo gameplay è stato registrato insieme alla parte secondaria del video che avete visto ieri, perché poi li ho divisi così da non far venire un video lungo inutilmente e uno corto appunto sempre inutilmente. E quindi se magari in questo video sentite qualcosa che si riferisce alla prima parte di questa zona è proprio perché appunto le ho registrate tutte insieme. E quindi io vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo battuto lo Shrubapeste e siamo entrati ovviamente nella cupola a forma di cupa. Dopo aver battuto lo Shrubapeste, gli Shrub ci hanno rotto il pavimento e ci hanno fatto cadere qui nei sotterranei. Siamo sempre nel deserto, però sotto al deserto. In questo episodio, come già in realtà preannunciato nello scorso, andremo a fare un'altra boss fight e ovviamente alla fine di quest'area. Comunque io vi lascio a Salater che ha appena finito il minigioco. Sono riuscito a farlo al primo try anche se sinceramente non me l'aspettavo, però almeno non ho fatto una brutta figura. Però prima di continuare in avanti prendiamoci gli strumenti che stanno qua, perché c'era un'altra salita. E poi invece di tornare indietro coi bimbi penso di andare avanti con Mario e Luigi, perché dovrebbe esserci un tubo, vabbè sicuramente in realtà. Vediamo cosa fa la tessera che abbiamo appena trovato, M difesa. Brava, sì, ok, sì, abbiamo già letta l'altra volta e abbiamo deciso di non comprarla, quindi averla va benissimo ma non la equipaggeremo. Se ricordo bene il tubo dovrebbe essere praticamente qui, ok, sì, esatto, si trovava praticamente avanti all'entrata perché serve, cioè è proprio così che si fa. Ok, allora sfidiamo, prima entriamo qua e tra l'altro dovrebbero esserci sempre le bombe dentro questi cosi, quindi sì, non le vedrete come per tutto il resto del video perché le conosciamo già e sappiamo anche i pattern. Vi dico che ce n'erano 5 di bombe e sono stato colpito un paio di volte perché fanno quell'attacco di che si vogliono far esplodere e ci vengono addosso. Lì saltare non dico che è difficile, perché no, assolutamente no, solo che si deve saltare un po' prima rispetto al normale e quindi mi sono fatto colpire. Cercando adesso di non farmi colpire da questi fantasmi che mi rubano gli oggetti, che è già capitato, e ridammi il mio fungo, grazie, devo smetterla di fare o cercare di fare il contrattacco visto che non ci riesco. Mi conviene a questo punto, guardate, mi sono fatto colpire di nuovo, anche se avevo saltato bene, a mio parere. E se ci fate caso, ho sempre pensato che il tagegnaccio, quando me lo rubavano così, quindi a cerchio, aveva la faccia di Jinx, sempre me lo sono immaginato questa cosa. E anche un altro che mi è sempre sembrato un Pokémon, e ogni volta invece di dire il suo nome dicevo vabbè andiamo a sfidare Cofagrigus. Ed è proprio lo Snifaraone che stiamo sfidando in questo momento. Ragazzi, devo di nuovo intervenire io, il Salaterv del futuro, perché ricordavo mentre stavo giocando che avevo già detto tutti i pattern dello Snifaraone, invece no, perché la prima volta che l'abbiamo visto, che in realtà è nello scorso episodio, avevo detto vabbè ve le dico dopo, ora vi dico solo il nome, è appunto lo Snifaraone, solo che poi non vi ho detto tutti i pattern, quindi ve li racconto adesso, li abbiamo anche visti però ve lo spiego meglio. Allora, la prima coppia di pattern d'attacco, che ovviamente varia per attaccare Mario e Luigi, praticamente funziona così: lo Snifaraone esce dal suo sarcofago e ci si mette sopra, inizia a volare e dallo schermo superiore, che per voi è quello là piccolino, se è a testa in giù vuol dire che andrà a colpire Luigi e quindi si deve saltare con Luigi, mentre se è a testa in su attaccherà Mario e quindi dovrete saltare con Mario. Ovviamente se saltate nel momento giusto riuscirete anche a fare il contrattacco. L'altro attacco invece è uguale sia per Mario che per Luigi, solo che ovviamente c'è una differenza su chi attacca, anche se è evidente, perché praticamente
invece di volare, lo snifaraone, come sto facendo in questo caso, si metterà davanti a uno dei due, quindi o Mario o Luigi. Si aprirà il sarcofago di sotto e ci sarà un altro snifaraone. E tutti e due insieme, quindi noi riusciamo a vedere le facce. Appena uno dei due si gonfia la bocca, significa che ci sta per sparare. Quindi noi, se lo snifaraone che sta dentro il sarcofago, dovremmo saltare. E poi, quando poi attaccherà lo snifaraone che sta in alto, dovremmo stare fermi. Invece, al contrario, può variare e attacca prima lo snifaraone che si trova in alto, e quindi dovremmo stare fermi e non dobbiamo saltare. Invece, quando ci sta per sparare quello di sotto, dovremmo saltare. A parole può sembrare un po' difficile, ma in realtà più avanti lo vedremo, quindi non vi preoccupate, capirete sicuramente appena lo vedete. E a questo punto, visto che ormai ci sono, vi spiego anche questo nuovo nemico che abbiamo appena visto, che in realtà è nuovo solo per il colore. Il nome del nemico originale è tipo Boom, che è quello rosso. Questo qua invece si chiama tipo Boom Delete, perché giustamente è di colore diverso ed è più veloce a fare il suo lavoro. Il suo pattern di attacchi non cambia molto in realtà, si mette davanti a Mario o Luigi e come il tipo Boom normale ci spara appresso un pallottolo Bill. Facendo il rumore farà un colpo falso e poi dopo sparerà il pallottolo Bill. Senza il rumorino ci sparerà direttamente, solo che essendo più veloce è difficile, perché senza fare il rumore significa che dovremmo saltare subito. Solo che se fa il rumore e abbiamo saltato subito, poi ci arriverà il pallottolo Bill, che è vero sì che è più lento, e infatti sono riuscito ad evitarlo. Solo che se saltate di un millisecondo più tardi, non riuscite ad evitarlo. Bene, io vi ho spiegato tutto, quindi vi lascio al Salaterv, che si farà colpire tantissime volte dai pallottolo Bill. Battuti i tipo Boom Delete che ci hanno fatto un agguato, continuiamo avanti. Sopra ci vado dopo, perché in realtà dovrebbe essere forse una strada secondaria, però facciamo prima tutte le sfide. E possiamo sfruttare il fatto che in mezzo al corridoio ci sono queste alture per salirci e cadere in testa ai nostri nemici. Comunque, visto che dobbiamo fare un sacco di lotte ancora, vi voglio raccontare una cosa che mi è venuta in mente adesso così a caso. Una volta, visto che ho giocato penso almeno una decina di volte questo gioco, non finendolo sempre, perché poi dicevo mi ricordo quel gioco, ci giocavo ma poi non continuavo, però mi ricordo che una volta cercai di giocare apposta per finire il gioco senza farmi colpire nemmeno una volta. E quindi ogni volta che venivo colpito iniziavo il gioco da capo per continuare a farlo senza farmi colpire. E penso, non ci sono arrivato ovviamente alla fine del gioco senza farmi colpire. Se mi ricordo bene, arrivai ad un punto dove noi non siamo ancora arrivati, quindi in realtà meglio che non ve lo dico, perché sennò poi sarebbe spoiler, anche se il gioco è uscito molti anni fa. Credo che iniziai il gioco da capo nel frattempo che abbiamo visto il pattern che non avevo ancora fatto, il sarcofago, di cui ho dimenticato il nome, l'avevo detto prima, l'ho detto, va bene. Mario al 18, va bene, continuo dopo. Allora facciamo che prendo attacco, ci starebbe. Qui ci sono tanti numeri belli, anche qua. Beh, in velocità dai. Vediamo questo, giusto? C'è un 5. 4 va benissimo. Purtroppo i buff mi attirano sempre, appena vedo un numero più alto del 3 ci devo andare. Ad esempio pure qua, bellissimo, il 5 era il massimo, non ho visto il 6 mentre giravano i numeri. Comunque, vi stavo dicendo, penso che quando cercavo di finire questo gioco senza farmi colpire nemmeno una volta, iniziai da capo un altro agguato da parte dei tipo Boom, almeno 8 volte. E tutte e 8 le volte, però, forse non proprio tutte, però la maggior parte delle volte, facciamo la metà così tutti contenti, quindi 4 volte riuscii ad arrivare
a uno stesso punto, dove poi venivo sempre colpito da un nemico che è fastidiosissimo, che non riuscivo quasi mai ad evitare o a contrattaccare, perché poi giustamente non è come adesso, che adesso cerco di fare il contrattacco e magari vengo colpito, come ad esempio dai tipo bu. I bu scuri, ecco, mi sono confuso. Mi misi in mente che giustamente era inutile cercare di fare il contrattacco, potevo metterci anche 5 minuti per finire una battaglia, però dovevo farla tranquillamente senza essere colpito. Ricordo che anche una di queste 4 volte arrivai all'ultima volta che dovevo sfidare il nemico che mi colpiva sempre. E l'ultimo, era l'ultimo, dovevo solamente colpirlo ed era finita. E mi feci colpire perché appunto era forse mi confusi, vabbè, chi si ricorda ovviamente, però il trauma di che io vengo colpito e quindi dovevo riniziare di nuovo tutto da capo ce l'ho sicuramente. Fatemi sapere se voi avete fatto magari qualche sfida del genere su qualsiasi gioco, non per forza su questo. E cercando di saltare in testa a questo tipo boom, credo che la parte di prima, dove poi ho preso tutti i cubi con le monete, oppure che abbiamo trovato pure una tessera, che però è inutile perché l'abbiamo già vista, mi sono fatto colpire. Credo di aver fatto dei tagli perché ci ho messo un po' per prendere tutti i cubi e poi ho perso pure tempo nel cercare di fare volley e altre cose. Comunque abbiamo già incontrato, ora che ci penso, tutti e tre i nemici di quest'area con il tipo boom, era lui il terzo. E possiamo dire che come in ogni area i tre nemici si suddividono in facile, così e così, è difficile, ovviamente nel senso di evitare o contrattaccare il nemico, però in questo caso ovviamente il facile è il bu scuro, perché effettivamente è facile anche se è più veloce. Il medio, a mio parere, metterei il sarcofago, di cui ho dimenticato il nome e non riesco a ricordarlo. E al terzo posto metto il tipo boom, sicuramente, perché essendo così veloce e avendo un pattern strano, non riesco a effettivamente saltare e evitare il suo pallottolo Bill. Però per fortuna ormai dovrebbero essere quasi finiti, non dico al 100% ovviamente perché ci mancano ancora 2 aree e da finire questa, perché ne dovremmo trovare altri, però ne mancano pochi. Magari potrei pure pensare di tagliarne qualcuno, visto che stiamo facendo lotte praticamente da quando è iniziato il video, e magari potrebbe essere un po' ripetitivo il fatto. Comunque mi piacerebbe potenziare la velocità di Luigi, perché così potrei poter attaccare con sia Mario e Luigi consecutivamente un tipo boom da batterlo senza che mi colpisce. Fatto pure che fortuna, doppio, e potevo anche colpirlo con Baby Mario, però così almeno forse ci sarebbe morto. Ok, sono riuscito ad evitare questo pallottolo Bill, vedi di morire, ok, 12 abbiamo fatto, infatti dovevo solamente colpirlo con Baby Mario e vabbè. Magari se trovo altre lotte così, tra virgolette, cioè con due tipo boom o anche tre, non fa niente. Ve la taglio perché è vero, stiamo facendo praticamente lotte da quando è iniziato il video. E Baby Mario è salito a livello 19. C'erano delle bombe qui dentro, quindi per questo non le avete viste, perché le ho tagliate. 4 sui PV va benissimo. Qui a Baby Luigi potrei controllare i PV, se no 5, perfetto. Lo stavo dicendo, dai, prendi il 5, ormai 29 di buffi è davvero poco. E nonostante i suoi 29 di buffi, però continuavo a fare un sacco di che fortuna, non a livello di Mario e Luigi ovviamente, però almeno un 2 a zona, che sembra poco ma in realtà non è poco. Se ho girato bene l'area dovrebbe mancarci solamente un nemico e dovrebbe essere Gofagrigus, chiamiamolo così, almeno si capisce. Eccolo là, Gofagrigus. Sei tipo spettro, sei. E ce ne sono 3, bene, allora significa che verrò colpito un sacco di volte. Il pattern me lo dovrei... cioè in realtà non è difficile, dovrei... allora questo qua è facile. Appena vedo qualcuno
la bocca che si sta gonfiando, devo saltare, va benissimo. Ok, perfetto, e ci siamo. Quindi ora, colpendo sia con Mario che con Luigi, ne lasciamo solamente uno. E poi ovviamente, ok, che fortuna di Baby Luigi ovviamente, visto che gliel'ho potenziata, ha detto vabbè me l'hai potenziata, quindi ora faccio che fortuna. Comunque abbiamo praticamente finito perché ci hanno attaccato tutti quanti con il secondo attacco, quindi è stato facile evitarlo. E tra poco i babies stanno per arrivare a 10.000 punti esperienza. Adesso, se mi ricordo bene, ci dovrebbe essere una cosa che quando ero più piccolo mi dava un sacco di fastidio, perché non mi piaceva come era strutturata. Poi ovviamente crescendo uno impara. Se lasciamo Mario e Luigi a girare, ovviamente lì sotto queste due piattaforme, che poi in realtà sono di più perché ce ne sono altre, si muovono, solo che ovviamente non dovremmo farle muovere sempre, perché sennò diventano troppo veloci e non riusciamo ad andare avanti. Quindi noi dobbiamo solamente spostarle fino a quando non possiamo saltare effettivamente su un oggetto e poi fermarci, perché sennò non riusciremo ad andare avanti. Dobbiamo per forza prendere questi blocchi che stiamo vedendo, sia quello di Luigi che abbiamo preso e questo di adesso di Mario. E ce n'è ancora un altro, come vedete poi c'è un numero che scala. Prima da 3 è sceso a 2, ora da 2 è sceso a 1 e adesso da 1 scenderà a 0 con questo qua di Luigi. E praticamente è un pattern che serve per attivare, no, far scendere, vabbè sì, quel muro. Così possiamo utilizzare Mario e Luigi per volare sopra questa piattaforma e poter continuare il nostro gioco. Adesso, visto che da inizio video che stiamo facendo battaglie, come vi ho detto, facciamo che tutta questa zona, faccio vedere solamente quello che troviamo nella zona, e le battaglie ve le taglio, anche perché il tipo boom lo conosciamo già. L'abbiamo praticamente visto a inizio serie nel castello di Bowser. Ora, non è che perché il pattern è un poco più veloce allora significa che noi dobbiamo per forza vederli tutti quanti. Magari con i nemici nuovi, come ad esempio Kofagrigus, allora sì, va benissimo. E ovviamente, come ho fatto prima con Baby Mario e Baby Luigi, che sono saliti di livello mentre stavo facendo una lotta, vi farò vedere se Mario e Luigi salgono di livello. C'è solamente la stanza a destra che dobbiamo fare, in realtà non ricordo cosa c'è. È un agguato. Non è stato difficile, ovviamente, erano solamente due tipo boom. Ok, va bene, pensavo qualcosa di più bello, di un'ultra spora, visto che magari qualcuno pensa no, come ci arrivo là sopra e poi si va con Baby Mario e Baby Luigi. E invece no, vabbè, magari una tessera migliore di quelle che ho. Comunque abbiamo appena finito anche la seconda area e siamo arrivati alla terza ed ultima, spoiler. Vabbè sì, in realtà è normalissimo, non sono mai così lunghe. Tre gusci verdi, questa è una cosa che mi ha sempre piaciuto, il fatto che per prepararti ad una boss fight ti regalano un paio di strumenti fratelli. Ad esempio è come in Pokémon, che prima che di fare qualcosa ti danno qualche revitalizzante o qualche cura. Non c'erano i bombardoni, però i tre trampolini sono stati più che apprezzati, anche se proveremo ad usare l'uovo bomba. Thank you.
go! E quindi boss fight. Allora, utilizziamo subito un bombardone senza saper né leggere né scrivere, e senza sbagliare soprattutto. Y, A, B, X. Ho sbagliato a premere Y, A, B, X. Perfetto, va bene. Ho fatto pure anche fortuna, quindi in realtà ho fatto più danno del normale. Allora, siamo contro Pipino Piragna. E fa già ridere così. A parte che mi sono appena accorto di non essermi curato, perché Mario sta a 24 PV. Però continuiamo con un bombardone. E nel frattempo che vi spiego i pattern di attacco. Abbiamo appena visto il primo attacco. Ce ne fa uno. Praticamente sale sopra tre blocchi e poi si butta in picchiata per terra, facendo alzare due rocce che accadranno addosso a Mario e Luigi, e quindi voi dovete saltare con tutti e due. Y, B, X, A. Perfetto, ok. 149 il danno base. Facevo 150 in realtà all'altro boss che abbiamo fatto. Ovviamente non vi ho detto che la roccia di Mario arriva prima di quella di Luigi, quindi voi dovete premere A, B consecutive. E sto per perdere. Facciamo turno di cure con un ultrafungo. Questa è tutta colpa del fatto che non mi sono curato. Ma comunque adesso, visto che gli abbiamo già tolto una trecentina di vita circa, è passato già un'altra fase, perché prima ci attaccava solamente una volta, adesso ci ha fatto due volte l'attacco. Questo invece è un pattern ancora diverso, che ho sbagliato, ok, me lo sono appena ricordato. Eppure questo, va bene, allora vi spiego una cosa alla volta. Il pattern di prima, con il blocco con la M sopra, con la pianta piranha che ci viene addosso, praticamente c'è scritto Mario, e quindi la prima volta va da Mario, dobbiamo colpirla con il martello e poi passare a Luigi, e quindi utilizzare il martello con Luigi, e poi di nuovo andrà da Mario finché non si toglierà. L'altro pattern invece, mentre faccio schifo con le uovo bomba, eccolo qua, praticamente sono delle sabbie mobili. Dovremmo saltare con Mario e Luigi, cercando di non caderci ovviamente. Ci sono caduto per due volte con Luigi e B, non mi funziona, va bene. Non so, ha saltato solamente una volta, forse ho rotto B perché ho provato a saltare troppe volte. Curiamo Luigi e poi quando è così la pianta piranha, cioè con solo la testa fuori, non possiamo saltargli addosso, perché se no ci faremmo male, visto che ci sono i denti. Niente, non lo so utilizzare. Ci riprovo, però nei commenti scrivetemi come si utilizza, perché io davvero è incredibile. Sta scritto, io ho letto sopra, praticamente si deve premere il tasto, rilasciarlo e si colpisce. Vabbè, fa niente, sono 15 danni a Luigi. Se non va B non ci posso fare niente. E poi funziona ovunque B, guarda, qua funziona. Vabbè, utilizziamo Wow Bomb anche con Luigi. Devo premere B. Potrei premere Y per farlo andare da Mario. Se premo A e niente, non funziona. Perché non funziona? Forse salto troppo presto o troppo tardi? Non lo so, riproviamoci. Premiamo A. Ok, adesso sta andando da Luigi. B, niente, non va. Vabbè, dai, per fortuna almeno si è rialzato, quindi adesso utilizzo solamente il bombardone, perché è l'unico che so utilizzare, come vi ho detto. Ah, questo è un pattern nuovo in realtà, perché quando si butta così giù, in picchiata, cioè dritto, e quando si butta a rotolare è diverso, perché quando si butta in picchiata il masso andrà da Luigi e poi da Mario, e quindi dovrete fare con un po' di delay il salto. Quando invece rotola, il masso andrà su tutti e due, e quindi dovete saltare con tutti e due insieme. Ovviamente dovete fare attenzione, perché quando salta e si gira in volo, cambia a chi andrà per primo il masso, perché se è girato davanti, allora colpirà prima Mario. Se invece è girato da dietro, andrà prima da Luigi. Magari lo vedremo proprio adesso. Ecco, è girato da dietro. E quindi no, ok, ho sbagliato io. È girato da dietro, va Mario e Luigi. Ok, mi ricordavo bene, tra l'altro l'ho fatto. Ora, come è girato davanti, ho sbagliato i tasti. Ovviamente però è andato prima da Luigi e poi da Mario.
Quando invece poi fa il rotolo, cioè in aria si mette a rotolare come adesso, fa il masso a tutti e due, perfetto. Abbiamo visto tutti i pattern. E ha pure smesso, perfetto. E se non vado errato, a danni dovremmo essere molto avanti. E quindi questo forse potrebbe essere l'ultimo e il penultimo. E quindi A, B, X, Y e Pipino il piranha è morto, a posto. È una bella boss fight, i pattern sono anche abbastanza difficili. Mi sono fatto colpire pure un paio di volte. Hanno superato i 10.000 punti esperienza i babies e non sono saliti di livello, va bene. Vediamo se abbiamo salvato tutti. Hai preso il terzo pezzo di Stella Cobalto. Che botta! Speriamo che la macchina fotografica non si sia rotta. Ehi ragazzi, avete messo fuori combattimento quel broccolo gigante, bravi! Quando mi ha ingoiato ho avuto paura che fosse la fine. Ma ditemi, avete recuperato il pezzo della stella? Ha un fascino misterioso. C'è qualcosa di magnetico, qualcosa di... Ah! Nel cristallo, c'era qualcuno che mi guardava! Ah, sono un po' fusa, ho bisogno di una dormita. Comunque, come butta? Cosa farete una volta trovati tutti i pezzi della stella? Sapete, siete un po' strambi, ma siete fortissimi, su questo non ci piove. Già, voi siete fortissimi, ma anche la sottoscritta sa il fatto suo. Già, quando gli shrub mi hanno presa, ho trafugato questa cosina. Non è meravigliosa? Credo che questa chiave venga dall'astronave madre. Chissà che cosa aprirà, forse una porta segreta è un mistero in piena regola. Ma scommetto che ne verrà fuori uno scoop esplosivo. Cosa? Volete sapere se ho visto la principessa Peach dentro la pianta piragna? Sì, c'era. Io l'ho vista. Però la pianta l'ha sputata appena ingoiato me. Mamma mia! Accidervolina, io ero già pronta ad intervistarla in esclusiva. Sono sicuro che è ancora da qualche parte nelle caverne. Su, gambe in spalla, andate a cercarla. Io, invece, cercherò di capire come usare la chiave. Quindi, ora vi saluto. Arrivederci. In bocca al lupo. Ah, dimenticavo, vi sono debitrice. Diciamo che sarebbe stato un po' troppo facile se là c'era già la principessa Peach, quindi è normale che non c'era. Comunque abbiamo praticamente finito, facciamo come al solito, che torniamo al nostro mondo e poi stacchiamo l'episodio. Mario? È possibile? Mario, sei tu? Mario, aiuto, Mario! Beh, se è la principessa Peach direi di muoverci e andare subito da lei per salvarla, però ovviamente devo stare con tutti e quattro insieme perché sennò non sono contento. Sembra essere un po' troppo facile per i miei gusti però. Orrore, questo fungo, come ha osato attaccarsi al viso della principessa? Mi permetto di dire che sono piuttosto curioso di sapere come ciò sia accaduto. Ironia della sorte, potrei conoscere la principessa da adulta, invece. Temo che dovremmo aspettare che marcisca e cada, il fungo, non la principessa. Mia cara, sta bene? Contento, fracassone che non sei altro? L'hai fatta piangere di nuovo. Una principessa di qui, una principessa di là e io in mezzo. Ehi, l'importante è che la principessa sia in salvo. Venga principessa, perché non si riposa un po'? Allora ragazzi, direi che abbiamo praticamente finito. Facciamo che salvo qui, quindi io vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se il video vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. E se volete in descrizione c'è il link per il mio Instagram, venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.